diritto allo studio del Consiglio regionale del Lazio, cioè Eleonora Mattia. Vorrei che mi raggiungesse per darvi un saluto, per raccontarci quanto prezioso è questo progetto e tutti voi che vi avete aderito. Buongiorno, benvenuta, grazie. Allora, possiamo usare un microfono che adesso ci passano, che va toccato il meno possibile. Allora, sta, perfetto, perfetto, diciamo basta così. Buongiorno a tutti, vi ringrazio di essere qui questa mattina. Per me è quasi un miracolo che ci troviamo qui in presenza con tante ragazze e tanti ragazzi. Prima di iniziare vorrei ringraziare chi ha dato le gambe, l'anima e il cuore a questo premio, che è Giovanna Pugliese di ABC. Grazie veramente di cuore, perché senza Giovanna oggi noi non saremmo qui. Io appena eletta ho pensato subito di finanziare questo premio, di dedicarlo a Donatella e a Rosaria, di portare nelle scuole il terribile delitto del Circeo, che è stato il delitto dei delitti, del più forte contro il più debole, dell'uomo contro la donna. Qui c'è Roberto, il fratello di Donatella, che saluto e ringrazio. Roberto, poi chiederemo due parole per i nostri ragazzi, poi gli chiediamo anche un saluto a tutti. Donatella e Rosaria erano due ragazze come voi, due ragazze che si sono fidati di altri ragazzi come voi, erano state invitate ad una festa, sono state ingannate, invece sono state portate in una villetta del Circeo, lì sono state sequestrate e stuprate per circa 35 ore. Rosaria muore subito, Donatella dopo 36 ore muore. Morta e riesce a sopravvivere. Donatella ha portato questa verità negli anni e si è battuta negli anni. A Donatella noi dobbiamo tantissimo. Pensate che il reato allo stupro prima era un reato soltanto contro la morale e non contro la persona. Dopo i processi e dopo le battaglie di Donatella è diventato appunto il reato contro la persona. È stato necessario portare questa storia dentro le scuole, perché voi dovete conoscere quella storia, anche se è successa nel 1975, dovete capire, soprattutto i ragazzi, da quale parte stare. E è un miracolo che oggi siamo qui dopo i due anni della pandemia, dove siete stati costretti appunto a stare a casa, a lavorare, a studiare da remoto. Avete trovato la forza e il coraggio di lavorare nel premio. Io voglio ringraziare anche l'assessora Enrico Onorati e il presidente Nicola Zingaretti, perché quando ho presentato l'ordine del giorno e poi l'emendamento al bilancio per istituire il premio, hanno accolto subito la proposta. Il premio è stato finanziato anche per il prossimo anno, verrà presentato a marzo. E noi lo dobbiamo a Rosaria, a Donatella, a tutte le donne, a Donatella che è stata veramente una regina per tutti noi. Grazie.